Buongiorno, buonasera, seconda ragazzi, torniamo a parlare di Valimor dopo quasi 2 anni, lo faremo con un modello molto particolare, molto di nicchia, ne parliamo tra poco. Prima, come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale, campanella per non perdervi i contenuti futuri. Per quanto riguarda il video, commentate e fate esplodere il pulsante del like, account Instagram, iscrivetevi e scrivetemi anche in privato, partiamo. Valimor è un microbrand nato qualche anno fa, come detto ho potuto recensire un loro prodotto in passato, si presenta oggi con il Caliburnus 2, andrà in consegna a giugno, è in preordine ora sul loro sito che vi metto in descrizione. Si può dire tutto di Valimor, certo non che non si può dire che non sia originale, hanno un progetto delle idee ben chiaro, un'ispirazione precisa che andremo a vedere tra poco quando andiamo a snocciolare le caratteristiche dell'orologio. Parliamo di confezione. Ragazzi, abbiamo questo scatolotto nero con una texture piacevole, un po' meglio del solito, diciamo così, che è una controscatola, mettiamo così. Apriamo lo scatolotto, troviamo un primo piacevolissimo omaggio, ovvero un portacard in pelle, che è sempre molto utile. Poi troviamo una componente cartacea che serve per bloccare all'interno della controscatola, diciamo della scatola esterna, quello che è il bussolotto, il barattolo, diciamo così, che è la confezione vera e propria. Quindi si prende questo barattolo nero con un coperchio trasparente, si svita il coperchio e va a svelare quello che è l'orologio. Insieme, tra l'altro, dimenticavo, non dentro questa scatola, ma tra questa confezione e la controscatola, troviamo anche un piccolo omaggio che secondo me è quasi inutile, ovvero un togliansi di bassissima qualità. Potevano evitarlo. Invece molto apprezzato il portacard. Ragazzi, giriamo la telecamera e andiamo a vedere l'orologio. Dimensioni 42 mm dichiarati, in realtà l'ho misurato a 43 il diametro, 48 lug to lug, 22 distanza fra le lancette, 13.5 lo spessore nella sua massima dimensione, sono 170 grammi di peso pre-regolazione con il bracciale, scende molto molto al di sotto di questo valore, ovvero 96 grammi, con il cinturino in gomma giapponese, molto bello, che andiamo a vedere anch'esso tra poco. Allora, la particolarità di questo orologio, beh, è sicuramente l'ispirazione, si ispira alle gesta di Rare 2, Cavaliere della Tavola Rotonda, quel mondo anche un po' fantasy se vogliamo. Infatti alcune lavorazioni, come per esempio il colore antichizzato, questo effetto antichizzato dell'acciaio e anche questa scaglia di drago, così come viene definita nel sito, vi rimando al sito per capire un po' più nel dettaglio questo orologio, riprende appunto quello che stavo dicendo, quel clima, quell'idea se vogliamo. La ritroviamo, la scaglia di drago, anche nel fondello, lo vedete, è un fondello con una lavorazione diversa, più standard, diciamo, rispetto al resto della cassa. Ritroviamo infatti il color acciaio con una spazzolatura molto ben fatta, circolare anche appunto la rifinitura scaglia di drago che ritroviamo nella parte centrale così dell'anello, sempre in senso circolare. Troviamo anche le varie indicazioni, vi dico già 5 atmosfere, per le altre verranno snocciolate durante la recensione. Quella del dato in acqua, non essendo un diver, me la dimentico molto spesso. Oblò lo vedete, abbastanza importante come diametro, va, l'oblò sarebbe chiaramente il vetro, va a proteggere il movimento, e un 83-15, mi soffermo un secondo sull'83-15, è il top di gamma della serie 80, dei Miota standard. Top di gamma perché ha, in questo caso, chiaramente la ricarica manuale, ma ce l'hanno anche gli altri, in questo caso ha anche il fermo macchina e 60 ore di riserva di ricarica, e credo che in questa fascia di prezzo, parlo di movimento, non ve ne siano altri, forse qualcosa di cinese. Vabbè, chiusa la parentesi, in questo caso è personalizzato con il rotore, vedete Valimor è ancora una volta quella lavorazione che va a ricordare sempre ciò che abbiamo detto precedentemente in apertura. Ragazzi, giriamo l'orologio e andiamo un po' più nel dettaglio a vedere la parte davanti. Innanzitutto mi soffermo un secondo sul vetro, un vetro bello, antiriflesso, zaffiro, flat, piatto. Va a proteggere un quadrante, qui troviamo una delle due componenti, concedetemi il termine, gioiello, ovvero madre perla naturale. Vi rimando nuovamente al sito, vi sono 5 quadranti in colorazioni diverse e in materiali sicuramente premium, molto eccentrici, anche questo lo è forse meno di altri, ricorda nel caso specifico un cielo, un bel cielo azzurro con una, come dire, una nuvola qua e là. Tra l'altro poi tutto il quadrante è ricoperto da materiale Super Luminova BGW9, quindi è un full lume di fatto,
Lo ritroviamo il Superluminova BGW9 anche negli indici, nelle sfere che sono ben fatte, così come è ben fatto anche la finestra data, ma mi soffermo un secondo sulle sfere, ragazzi. Doppia lavorazione, da una parte effetto lucido, dall'altra effetto spazzolato, è un qualcosa che di solito si vede su orologi di fascia più alta. Chiusa la parentesi sfera, ragazzi, chiaramente per quanto riguarda la luminosità vi metto una macro, spero che vi possa dare meglio l'idea, così come cercherò di darvi un'idea con una macro anche per quanto riguarda le lancette. Il motore, il movimento l'abbiamo parlato, direi di parlare di questa coroncina. Non coroncina, non è a vite, una corona a scatto, ma d'altronde non è un diver. Lo vedete, il, chiamiamolo così, puntale della corona, questa gemma nera, bene, è uno Swarovski, quindi secondo componente, gioiello dell'orologio. Ragazzi, il cinturino in gomma è strepitoso, uno dei punti wow innanzitutto è gomma oleofobica, non tende a non attaccarsi granelli di polvere eccetera eccetera, non ha un residui, non ha sfridi da nessuna parte e dicono essere, così sul sito scrivono, essere fortemente anallergica. Tra l'altro guardate qua, ecco, beh, morbida al giusto. Questo tipo di lavorazione, quindi il logo, come dire, a rilievo, significa che qui è stato fatto uno stampo ad hoc, non è una lavorazione successiva a un cinturino standard che si va a fare una personalizzazione in qualche, che ne so, con laser o qualche altra lavorazione. Qui è stato fatto uno stampo ad hoc. Questi sono alcuni dettagli che molto spesso non si tengono in conto, e non, soprattutto quando poi si parla del prezzo finale. Va bene, fibbia personalizzata sempre Valimor, che va a riprendere il resto dell'orologio, così come il resto dell'orologio viene ripreso anche dal bracciale in acciaio. Allora, innanzitutto è un buon bracciale, maglie piene, finali pieni, ha lo sgancio rapido con la doppia levetta, perché ragazzi, mi soffermo, apro una velocissima parentesi, a volte quando mi dicono sgancio rapido, soprattutto se è un bracciale in acciaio con un finale che si infila esattamente in modo perfetto tra le anse della cassa, con una sola leva diventa un po' complicato, vi posso assicurare. Più che sganciarlo, riposizionarlo. Vabbè, tant'è. La chiusura è una butterfly. Io ve lo dico francamente, ho visto delle butterfly migliori, diciamo così, molto standard, molto basica. Personalmente io lo preferisco con il cinturino in gomma. Adesso ragazzi proviamolo. Ragazzi, al polso l'orologio non è assolutamente male, lo preferisco assolutamente con il cinturino in gomma, perché il bracciale lo appesantisce sia nel senso specifico del termine sia per quanto riguarda un po' così l'impatto visivo, pur essendo il bracciale assolutamente coeso a tutto quello che è l'orologio e la sua idea. Molto molto comodo, un cinturino che ribadisco trovo eccezionale. Beh, l'orologio è particolare, il colore è particolare, deve piacere chiaramente, è un orologio che o piace o non piace, come detto anche in apertura. Un orologio complicato nel senso che è difficile da portare, i colori, la particolarità della lavorazione, è un orologio che o piace molto o non piace per nulla. Certo non è un orologio ruffiano, però è un dato inopinabile il fatto che loro cerchino, forse è più giusto dire, di fare un qualcosa di diverso, di proporre un qualche cosa che non si trova sul mercato e di farlo con grande qualità. Come detto, tutti i componenti sono fatti ad hoc, quindi viene creato uno stampo ad hoc per fare ogni singolo componente. Poi l'aggiunta dello Swarovski e della madreperla naturale dà ancora di più una qualità in senso assoluto all'orologio. Non abbiamo parlato di prezzo, lo facciamo ora. 499 euro la versione con il bracciale in acciaio, 439 euro la versione con il cinturino in gomma. Calcolando la qualità del cinturino in gomma, il fatto che alleggerisce il peso dell'orologio e lo alleggerisce anche come visione al polso, io preferisco proporvi, se volete, la versione col cinturino in gomma a 439 euro. Ragazzi, spero vi sia piaciuta la recensione, un saluto, alla prossima, ciao!